Abbiamo finalmente risolto il contratto con la ditta esecutrice dei lavori presso la villa comunale. Subito dopo il mio insediamento ho cercato di comprendere quali fossero le motivazioni che non consentivano una celere risoluzione di questa delle lavorazioni presso la villa comunale. Ho appreso di come intanto i 2 anni di pandemia hanno avuto una forte influenza affinché ci fosse questo ritardo, così come ci sono state altre motivazioni oggettive che hanno condotto ad un ritardo notevole come quello che abbiamo visto e che abbiamo subito in questi mesi. Ed è per questo che sin da subito abbiamo voluto comprendere di come poter risolvere questa situazione senza creare ulteriori danni all'ente comunale, ulteriori contenziosi, dispendiosi per i prossimi anni all'ente comunale. Ed è per questo che abbiamo trovato la soluzione di giungere ad una risoluzione del contratto con la ditta esecutrice dei lavori. Del resto sappiamo bene di come ogni lavoro, anche quelli privati, possono talvolta provocare dei ritardi che non sono sempre dovuti a scelte, ma a volte anche a condizioni oggettive che si presentano sui vari cantieri. Questo è ancor più vero quando si tratta di lavori pubblici e quando si tratta di lavori su una dimensione, su una superficie così estesa qual è quella della nostra villa comunale. In seguito a tanto, i nostri uffici sono già al lavoro per trovare una nuova ditta che svolga i lavori presso Piazza Duca d'Aosta e presso via Tancredi, che rientrano nella medesima progettualità. Abbiamo quindi, dopo 40 anni, restituito un luogo più bello rispetto a quello del passato, più accogliente e più vivibile, perché riteniamo che la riqualificazione del nostro territorio, delle nostre comunità, sia fondamentale anche per accogliere i tanti turisti e i tanti visitatori che giungono giornalmente nella nostra città. A breve avvieremo, dopo aver concertato il tutto anche con gli operatori economici della zona, i lavori presso via Castello, così come presso il nostro centro storico, proprio perché riteniamo che una città più bella sia una città più accogliente, ed una città più accogliente è una città più vivibile.